facile questo. Allora, Miraidon dei mondiali ha fatto top 3, è arrivato a un passo dalla finale, gioca un Iron Bundle, abilità abbastanza semplice, cioè Hyper Blower. Una volta durante il tuo turno, se questo Pokémon è in panchina, puoi mandarlo al cimitero e switchare out un Pokémon del tuo avversario che sceglie lui. Luminion chiaramente, Radiant Greninja, scarto energia, peschi 2, 2 Iron Hand che con l'attacco da 120 dice che prende un premio in più, e nei 16 fai conto. 2 Miraidon X, la cui abilità dice che metti fino a 2 energie, 2 Pokémon base di tipo elettro dal mazzo in panchina. Raikou che c'ha un'abilità interessante, se attivo peschi 1, ma l'attacco è quello che ci stuzzica perché fa 20 più per ogni Pokémon benciato, sia mio del mio avversario. Zapdos che si usa solo esclusivamente per l'abilità, cioè che i miei Pokémon di tipo elettro fanno 10 danni in più. Un Mew EX per avere lo switch gratis e pescare 3 in brutte situazioni. Fesa dipinti EX che è una nuova aggiunta delle nuove espansioni, cioè una volta durante il tuo turno, se ho subito che ha tolto una precedente, pesco 3 carte. Blood Moon Orsaruna EX che dice che per ogni premio che prende il mio avversario lui attacca con un'energia in meno e fa 2,40. Squacquabilly per 2 perché vogliamo partire velocissimi, se posso usarlo solo durante il mio primo turno, scarto la mia carta, la mia mano e pesco 6 carte. 4 pistoline per forza, guardo le prime 5 carte del mio mazzo, scelgo fino a 2 energie elettro e le assegno ai miei Pokémon in panchina. Chiaramente Nest Ball per prenderci in base, un Prime Catcher sempre fondamentale, sostanzialmente è quello che faceva per quei più datati il vecchio Guzma, cioè boss su un Pokémon dell'avversario, switch su uno dei miei. Switch Card fondamentale per tantissimi matchup, ritiro Pokémon base e lo curo di 30 danni. Ultra Ball, Town Store, mi prendo un oggetto dal mazzo, me lo metto in mano. Arven per 4 chiaramente, Boss Order senza che te lo spiego, Research stesso discorso di Boss Order, Breve Recharm, il mio Pokémon ha 50 HP+, Forest Sealstone fondamentale perché non avendo io Pokémon V-Astro posso utilizzare questa carta che sostanzialmente lo assegna a un Pokémon V, gli dà il potere V-Astro che è scegli una carta dal mazzo e mettila in mano. Rescue Board, anche questa nuova carta, riduco di 1 il costo di ritirata del mio Pokémon, siamo in 30 HP, non ha costo di ritirata. Doppia Turbo Energy sia per Miraidon che per Mano Ferrea, 16 energie base. Chiaramente abbiamo perso il lancio della moneta. Ah ragazzi, la mano più brutta della storia umana. Questo gioca Iron Thorn. Non è uno psicodramma. O però pesco 4 carte. Ah, 4 carte di merda. Allora ragazzi, qua la situazione è tragica. Allora, la cosa buona è che lui non c'ha praticamente nessun KO su di me, per cui io posso gestirmela in maniera molto elegante qua. Per cui lui adesso mette Iron Thorn, mette un altro Iron Thorn. Ma lui però deve briccare come bricco io. Lui adesso non deve farlo il drop dell'energia. Ma è un coglione. Ma è il tuo primo turno, amico mio. Non puoi attaccare, no? Arven, Minor Ball per forza. E Forest Sealstone. Mi prenderei Miraidon. Preso Miraidon farei pistolina. Oh, belle due energie, cazzo. A questo punto farei Switch Card, energia davanti e faccio 2,30. E prendo 2 premi. Io finché riesco ad attaccare di Miraidon sono nelle Sdrongo. Ora lui, la cosa forte di questa situazione qual è? È che lui così facendo perde un turno di drop di energia. Chiaramente mi deve fare. Però ti posso dire, ho preso Arven, lui lo faccio ritirare a gratis e qua gli si fa un altro KO praticamente. God ha fatto croce e passa il turno. Allora, qua tu fai Minor Ball e ti prendi Raikou che ritira 1. Metti Miraidon, fai Arven,
prendi lo skateboard e lo switch kart, ritiro a gratis, rimetto lui e gli fai 2,30. E qua tu hai fatto già 4 premi in teoria. Oh, vedi? Testa. Chiaramente abbiamo perso il lancio della moneta. Ah, vado io per primo, che non è proprio il massimo in realtà. Però possiamo startare di Mu, che non è malvagio. Lui gioca Rorimmon. Rorimmon pure non è simpatico. Quale Rorimmon gioca però? Lui mette Morpico, Allora, io direi che qua ci facciamo immediatamente subito un Miraidon. Da Miraidon andiamo su Raikou e Zapdos, Forsylstone su Raikou, Minor Ball su Greninja, Energia su Miraidon, Ultra Ball, Squawkabilly. Può essere che sta dando dei problemi Twitch, non lo so. Non credo abbia mandato tutti i messaggi. Ma può essere. Qua fai una su Miraidon, una su Raikou e vedi che succe. Io qua ritirerei su Greninja. Ma io ho messo passo al turno. Ma questo gioca Okidoki, ma che cosa sto vedendo? Comunque tre cucchiai di porridge sto successo. Ma grazie, è una merda il porridge. Ma ti ci credo, cioè sarebbe strano il contrario. Ma sto vedendo la chat. È così, non funziona, cioè vedo la chat, ce l'ho davanti. Più intelligenti, più intelligenti. Munchidori. Ok. Scarta doppia ricerca accademica, cioè doppia sada, cos'è? No, è research. Mette altra minor ball, metterà Pecharant, immagino per forza di cose. Mette Tsuzigiri, che tra l'altro in quest'arte è meravigliosa, veramente bella. Mette Pecharant, che io prossimo turno farei volentieri KO. Veramente bella. È come, no, l'artista Arturo, quello cravatta, dei Poodle. Ask me. Ciao, ma quanto fa schifo il porridge. Come lo abbineresti, oltre che con la pattumiera? Il porridge può essere veramente una scelta discutibile. Se vuoi renderlo meno orribile, potresti abbinarlo con frutta fresca come banane o frutti di bosco. Oppure aggiungi un po' di miele o sciroppo d'acero per dolcificarlo. Alcuni ci mettono anche della cannella o yogurt per un tocco in più, ma alla fine tutti abbiamo i nostri gusti o la nostra pattumiera. Discutibile questo messaggio. Intanto il mio avversario ci ha messo un tangia intero per non fare niente se non scartare tre energie con Professor Research. Vediamo che cosa c'è intenzione di fare. Io, se lui qua non fa niente al prossimo turno, gli disintegro Pecharant. Trekking Shoes per il nostro avversario, il Big Broski. Ma perché gioca Tsuzigiri? Perché dovrebbe metterci sopra lo skateboard e permettersi di prendere una carta aiuto a turno, in teoria. Va bene. Allora, noi qua adesso possiamo fare una cosa. Fare KO sto coglione. La domanda che mi pongo è, KO glielo faccio con Raikou? Sì. Tanto questo farà 20 più 20, 40, 60, 80, 100, 124, cioè sì, fa 200 rotti. Direi così. 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 A questo punto userei pure l'abilità. Nel senso, è una carta fulcro del mazzo, una di quelle che... puoi metterla come non metterla. Non è male in questo mazzo, in effetti, Tsuzigiri, Però... è una carta come un'altra, secondo me. Puoi giocarlo in maniera più aggressiva. Tolto poi che questo è un mazzo abbastanza di merda, quindi è tutto relativo in realtà. Però
prendi il Bravery Charm, lo metti su lui, fai 2.30 e ti porti avanti di premi. Due energie. Tu con questo mazzo per vincere devi fare 3 boss sostanzialmente. Mo, il discorso è che io gli faccio KO sto coso, perché lui si deve avvelenare per attaccare. Avvelenandosi si mette 2 segnalini danno e io con questo faccio 230. Per cui la nostra situazione non è malvagia. Lui non ha costo di ritirata finché non ha energie, chiaramente non gliene metterà. Mo, la mia giocata nel prossimo turno quale dovrebbe essere? Dovrebbe essere fare boss su quello Squawkabilly, per esempio. Se lui esce di Ogrepon, invece andare direttamente di Miraidon. Il nostro avversario non sembra molto sicuro di quello che sta facendo, anche perché deve mettere ancora 3 energie. Mette un altro Pecharant, Dark Patch. Io dubito, voi che volete caricare Monkey Dory, sto pazzo. 190, manco gli conviene. Il mio avversario è molto lento a decidere le mosse che gli conviene fare. Mette un'energia su Ogrepon, ancora Dark Patch, quindi mette un'altra energia su Ogrepon, che non è Ogrepon ma Oki Doki, ma va bene lo stesso. Ora metterà un'altra energia di mano, potrebbe ritirare e attaccare. Janin Secret Art, ok. Mette 2 energie dal mazzo e usa Pecharant. Lui 3 energie l'ha messe. Ah, mette Zatsu Giri prima per prendersi chiaramente un altro aiuto. Ritrova Janin Secret Art. Lui, ripeto, lui si è avvelenato, quindi che lui mi faccia 300 danni a me interessa veramente, veramente molto poco, perché io qua faccio così, metto energia davanti, Townstor per liberare ancora di più il mazzo. Quante energie abbiamo? 4. Metterei mano ferrea, farei generatore e non ce lo fa fare perché si arrende prima, avendo capito che la sua fine era prossima. Anche perché Zapdos quei 10 danni in più fanno veramente male, eh? A tanti matchup, a lui, a Iron Thorn. Vediamo. Testa. Non ho vinto un lancio della moneta da stamattina, ma va bene. Dopo, buongiorno Kaiser caro, ci vediamo perché dovrebbero esserci stasera o domani, non mi ricordo, dei tornei golosi. Ah, Mirror, e lui decide per andare primo con Miraidon, tandem unit per il nostro brother. Io ho 2 Minor Ball, un Arven, Morpico lui mette. Una volta durante il tuo turno guarda la prima carta del tuo mazzo, puoi scartarla. Ma ti dirò, una tech molto curiosa, ti può aiutare per la pistolina, ma boh. Energia elettro dietro, Morpico, scarta la Ultra Ball. Nostro brother pure qui veramente lentissimo, quasi 2 minuti per fare il primo stracazzo di turno e passa, un fenomeno. Allora, Minor Ball su Miraidon per forza. Che deve fare? Tandem Unit su Raikou e Zapdos. Poi vuoi fare Squawkabilly, mettere un'energia su Miraidon, fare questa cosa qua, scartare tutto di Squawkabilly, pistolina. Oh, vedi, una volta tanto, signore mio. E ora noi qua ci mettiamo in un'ottima prospettiva. Perché? Perché io posso fare questa cosa, fare Great Catcher e andare a fare KO direttamente in mano ferrea che ha l'energia. Posso fare Minor Ball per Greninja. Posso scartare energia, pescare 2 carte un po' di merda, però farmi 2.30 qui. Mo, questo matchup com'è che funziona? Chi dei due fa i KO più velocemente? Molto semplicemente, capiamolo. Tandem unit per il nostro brother. Si mette un altro Miraidon. Io comunque
Ho anche un switch cart, posso pescare difesa dipinti, ho degli out di pescata. Aver fatto il primo KO in questo mirror qua quantomeno è fondamentale. Io per fare un turno poi da 25 mosse ho comunque ancora meno tempo nel timer rispetto a lui. Si prende pistolina e skateboard, guarda la prima carta del mazzo, che non scarta, quindi sarà un'energia, io deduco. Si mette due energie su Miraidon. Rescue Band sull'altro Miraidon. Wewe. E niente, quel poco... Quel poco di buono? Volevo dire una cosa così. La mamma l'ha chiamata. La mamma l'ha chiamata. Buono, dai. Allora, qua io devo fare Fesa dipinti. Faccio per forza di cose a pistolina dietro. Scarto due. Cioè, scarto due, scarto uno, pesco due. Ah, doppia pistola. Problema reale della mia situazione è che non ho un altro fottuto Pokémon. Ma Ursaluna fa 2,40. Allora, qua fa i boss. Allora, innanzitutto ritira. Fammi capire quanto danno fa lui. 210 danni fa. Quindi il boss lo devi fare per forza sul Raikou. Non hai altre alternative di vita. Poi metti. Pescato un'altra energia. Ok, non è malvagio questa cosa. Anzi, che non ho un attaccante. Ma non gli posso caricare le energie con l'electric generator. Ah, no. No. Ah, però. Prendo. No. Allora, chill, basta un'energia. Ha messo pure lui verso l'una. Su cui mette peraltro un'energia. Vabbè, ma tanto non mi fai capo il mio Orsaluna. Quindi che tu metti Orsaluna, a me che cazzo me ne fotte? Ma la domanda vera è, ce l'avrò io boss nel mazzo? No. Tre boss, sì. Tre boss. Allora, io ce l'ho il terzo boss. La domanda è, ce l'ho nel mazzo? Questo è tutto da vedere. Come lo possiamo verificare? Così. È nel mazzo. Ok. Allora ci basta fare Lumineon, sì, prendere boss, fare boss su Miraidon e fare 2,40. Eh sì, ma era l'unico, è l'unico attaccante rimasto, perché non ne avevo altri. Perché io stavo cercando un altro Miraidon che non c'era, per cui eravamo costretti a mettere Orsaluna. Però pure, allora qua io ho fatto il primo KO ed è stato interessante. Allora stiamo a 3 vittorie di fila, che non è malvagio, contro un Iron Thorn, contro Miraidon e contro Okidoki.